Oggi abbiamo con noi Augusto Barghi. Buonasera Augusto. Buonasera a te. Che si occupa proprio di questo. La sua attività è Rosso Scuro Lab, che è proprio, come dire, un laboratorio, no? Un laboratorio creativo. Un laboratorio creativo, va bene. Allora, dove ci si occupa naturalmente di grafica, ma poi si spazia andando fino alla stampa, al web, appunto ai social e alla creazione di siti internet e appunto pagine social dedicate. Augusto, fatto un po' un intro cercando un po' di mettere dentro tutto. Oggi questo è diventato un lavoro fondamentale. Sì, assolutamente. Noi nasciamo per dare un sostegno ai privati e alle aziende che non hanno né tempo né voglia né creatività per occuparsi della loro comunicazione. Facciamo un po' da problem solving, si dice, nei tempi moderni. Quindi ti serve il biglietto da visita? Ci pensa Rosso Scuro Lab. Il sito vetrina? Ci pensa Rosso Scuro Lab. Sito con e-commerce. Tutta la parte riguarda la comunicazione con... Esatto, assolutamente, pubblico. Che sia online, offline, quindi anche tutta la parte della stampa, come accennavo poco fa, che siano brochure, pannelli, qualunque cosa occorra all'azienda. Quando parliamo di siti internet, noi proponiamo sempre la gestione poi delle pagine social, anche perché poi un sito internet non abbinato a delle pagina pagine social è assolutamente inutile, quindi noi sincronizziamo tutti i nostri siti internet con i social network. Ma anche sto notando che proprio i siti internet stanno cambiando un po' faccia, perché si devono comunque adattare ai nostri apparecchi. Ma assolutamente. Perché la maggior parte di noi, probabilmente sembra un paradosso, ma è così, naviga molto più su internet attraverso ad esempio veramente il proprio smartphone, il proprio tablet, piuttosto che con il classico computer. Certamente, ormai lo smartphone ha sostituito la nostra TV, tant'è sì. Che ormai ha quasi più senso fare comunicazione e pubblicità attraverso i post su Facebook, Instagram e anche gli altri social network. Poi dipende quale attività noi abbiamo, piuttosto che magari fare una campagna con cartellonistica, volantinaggio. Quindi un post su Facebook fatto bene, indicizzato bene, sponsorizzato il giusto, arriva più velocemente di un volantino. Certo. Al giorno d'oggi è importante partire bene, quindi creare una pagina web giusta con delle parole chiave fatte come si deve, e col tempo poi, se viene visitata e curata, si ottiene un'indicizzazione anche importante, senza dover andare a fare un investimento vero e proprio su Google e sugli altri motori di ricerca. Esatto. È un'attività giovane questa, non solo perché è composta da persone giovani a lavorarci, ma perché è nata veramente pochissimo tempo fa, vero? Sì, dal 2014 noi siamo attivi e siamo partiti piano piano e ci siamo affermati poi sul territorio romano. Sei partito con una non solo. No. Sì, vabbè, il termine startup è ormai abbastanza inflazionato, perché ne escono 10 ogni giorno, che ormai la startup innovativa di qua, di là, i vari startupisti, che poi ne nascono 10, dopo un anno e mezzo ne sopravvivono magari uno o due, perché poi diciamo quello che poi uno non fa è tener duro, che è la cosa più importante. Esatto. Non bisogna mollare, bisogna stare sul pezzo. È un'unica agenzia, quindi un'unica corporazione, diciamo così, dove trovate proprio tutti i servizi che riguardano la grafica e quindi l'aspetto social marketing, no? Certo. Che potete curare della vostra attività o del vostro profilo, se siete liberi professionisti, veramente dal bigliettino da visita sino a tutta la parte che riguarda social, siti internet, siti e-commerce anche per la vendita. Bravo, assolutamente. È qualcosa che, sì, che va moltissimo, no? L'aspetto della vendita online, dell'e-commerce. Sì. Anche, come dicevi tu prima, magari, non so, realtà, aziende molto importanti sul territorio, presenti, conosciute, però inseriscono la parte dell'acquisto per la vendita, che se poi non è curata è inutile, anche perché ormai un sito internet, un sito vetrina, lo può fare chiunque attraverso i programmi che ci sono su internet. Quello che magari uno non riesce a far bene è l'elaborazione grafica, cioè la cura, un'agenzia che poi ti sta dietro, ti sta sul pezzo, quindi che segue i tempi che sono sempre più rapidi. Ormai diciamo tutti gli ordini avvengono oggi per ieri. È vero. Ed è dura, esatto. Noi siamo entrati nella mentalità che dobbiamo cercare di star dietro ai clienti dandogli una mano, cosa che magari gli altri non fanno. Quindi noi diamo importanza al privato che deve stampare i biglietti da visita, magari che per una agenzia di comunicazione non sono importanti, noi diamo la stessa importanza che diamo magari a un'azienda che deve fare un e-commerce. Quindi da noi sono tutte
prime donne, diciamo, esatto, se vogliamo dirlo così. Molto chiaro, Augusto. E allora a questo punto, Rosso Scuro Lab, www.rossoscurolab.it oppure Rosso Scuro Lab, cliccate un mi piace sulla pagina social, Facebook, in modo Instagram anche. Aggiornati, se volete andare a trovare proprio fisicamente, dove recarsi? La nostra sede è in Via di Risi da Gubbio 216 a Roma, ma offriamo i nostri servizi in tutto lo stivale, quindi con consegna anche a domicilio senza alcun perfetto tipo di problema. Salutiamo tutto lo staff, che dici? Assolutamente, come no, tutto lo staff di Rosso Scuro che adesso è al lavoro e certo, noi non ci fermiamo mai, non è che il mio telefono squilla in continuazione. E meno male. Grazie Augusto. Grazie a te.